Cari amici, dirigenti, docenti e personale tutto amministrativo delle nostre scuole, vi porgo un cordiale saluto in questo momento di particolari difficoltà per voi tutti, per la scuola in genere e soprattutto per i nostri giovani, che si sentono privati di tante possibilità per formazione e per l'educazione che è alla base di questa vostra missione. A tutti voi, a nome di tutta la Chiesa di Napoli, un cordiale saluto e un'espressione più sentita di ammirazione per il lavoro che state svolgendo in questo periodo. Certo, a voi che siete insegnanti, che siete educatori, formatori, è stato tolto come la parte più bella della vostra missione, della vostra professione, quella cioè di non poter avere quei contatti umani, non poter stare insieme con coloro che sono un po' i vostri figli spirituali, perché per comunicare loro, alle volte attraverso anche un sorriso, attraverso una buona parola, comunicare loro la bellezza di un rapporto tra i docenti ed alunni. E questa è una situazione molto difficile da accettare da parte vostra, perché un po' l'anima, come se si fosse tolta l'anima di questa vostra missione così importante. Ma voi, ho potuto vedere, ho potuto leggere, non vi siete tirati indietro. Avete accettato con coraggio, con serenità, con responsabilità questo impegno usando tutti quei mezzi, soprattutto i mezzi che vi mettono a disposizione i mezzi multimediali per poter continuare, purtroppo senza quella dimensione così prettamente umana, poter continuare la vostra missione di educatori e di formatori. Il vostro è un esempio bello per i ragazzi, forse è la lezione più bella che state dando ai vostri ragazzi, accettando anche voi tanti sacrifici, tante difficoltà. È la lezione che incide profondamente anche nell'animo dei vostri alunni. Ecco, e allora a questo punto io vi invito, guardate avanti, siete abituati ai tanti sacrifici, siete abituati ad essere maestri di vita, guardare avanti con fiducia e con speranza. Ecco, rifacendoci un po' a quello che ci diceva il nostro grande maestro, il nostro guardare avanti perché il nostro maestro De Filippo, perché sì, è una nottata, ma annottata da passà, perché dietro ogni buio, ogni oscuramento c'è poi una luce, c'è una stella che ci guiderà e ci porterà a essere di nuovo autori completi della missione che dovete compiere. Siete certo sempre coscienti, responsabili che essere maestri di educazione, essere maestri di formazione in un periodo così difficile come quello attuale, questo costituisce per voi un titolo di merito e certamente tutta la comunità, tutta la società ve ne sarà grata. Allora avanti, coraggio. E Amaron va a compagni.